Elettroscariche a massima potenza. Per raggiungere il recinto dei Velociraptor, il nuovo generatore andrà prima aperto e costruito. Che temperatura insopportabile! Non vada davvero a spese? Questo sì che è un buon caffè. Compensa quasi i pericoli e l'umidità. E cosa li compenserebbe del tutto? Brioche migliori. Devi metterlo in moto con il pungolo elettrico. A proposito, non leccare le estremità di questi affari per nessun motivo. Elettroscariche a massima potenza. Ah, che ha diverso la guida della gara. Quel Velociraptor non si muove finché non la ripareremo. Allora, sappiamo cosa fare se il Velociraptor fugge. Sì, Muldoon dice di rifugiarsi in alto, dove non può raggiungerci, e usare le armi solo in casi estremi. Ah, allora c'è un piano. E io che volevo spingerti giù per distrarlo. Ehi! A dir la verità, io volevo fare lo stesso con te. Di allaccio ai vostri posti. Coraggio, tornate avanti. Ah.
E spingere! Squadra di carica, allontanarsi! La scala della gabbia è inceppata. Immetti di nuovo il codice di sicurezza. Buona fortuna. Proprio non capisco quel pannello. Geoffrey, saracinesca! Velociraptor? No, non Velociraptor. Magari uno degli altri siti ha trovato qualcosa. Oh, non trovo altro che vecchie monete. Cosa? Davvero? È fantastico! Sì! E perché? Beh, finora non immaginavamo che i dinosauri... Oh, lo sento! C'è un Velociraptor proprio qui sotto! Sì! Ho fatto centro! Devo solo continuare a scavare per un altro paio di minuti! Ancora un altro... Oh, ma insomma, era lì! C'ero quasi! Un Velociraptor? Sì, è in buone condizioni! Voglio un riconoscimento parziale. È praticamente mio. Quest'affare è incollato qui. Dai, muoviti! Prima di riuscire a dissotterrarlo, sarò estinto. Martello pneumatico. Ora sì che si ragiona. Farò attenzione. Ci vorrà un po' di montaggio. Magari uno degli altri siti ha trovato qualcosa. L'unica volta che dimentico le forbici. Ricordate, i professori Sattler e Grant vogliono che scaviamo con attenzione questo fossile. Thank you.
Certo! Fate come dico, non come faccio. La prossima volta porto una sappiatrice. Un artiglio retrattile di 15 centimetri molto affilato sul dito centrale. Professor Grant, professoressa Sattler, pronti per un altro tentativo. Io li odio i computer. Il sentimento è reciproco. Mi arrendo. Provaci tu. Fai attenzione, quella fune tiene su del... sai... equipaggiamento delicato, ecco! Teneva su dell'equipaggiamento delicato. Scusa. Una coscia di Compsognathus perfettamente conservata. Davvero? No, è mia. A pranzo ho mangiato cosce di pollo. Ok, ho capito che cos'ha di strano. Dovrebbe avere due ruote, non una sola. E un manubrio. Ecco perché sei caduto, Dave. Non c'era il manubrio. Sì, sarebbe più sicuro. È davvero difficile mantenere l'equilibrio. Fantastico! Ora sembra la figura delle istruzioni. Sarà un colpo, l'osso fa da schermo e le onde d'urto arrivano in volta. Questo programma è incredibile. Qualche anno di perfezionamento non dovremo più neanche scappare. E dov'è il divertimento? Sembra un tacchino alto 1,80 m.
Yahoo! Lei che crede di essere? Ah! John Hammond, ho un'isola. Una specie di riserva biologica. È spettacolare, non ho badato a spese. Le nostre attrazioni faranno impazzire i bambini. Se riuscissi a persuadervi a firmare una perizia sul parco, potrei rimettermi a galla. Che razza di parco è il suo? Diciamo che è materia vostra. E così voi due scavate dinosauri? Beh... ci proviamo. Avrete l'abitudine al professor Malcolm. Soffre di un deplorevole eccesso di personalità, specialmente per un matematico. Causologo per l'esattezza. Mm-hmm.